Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo al capitolo 10, dal versetto 7 e seguenti, leggiamo: strada facendo predicate che, dicendo che il regno dei cieli è vicino, guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gesù manda i discepoli ad annunciare il suo regno, non stando fermi, ma camminando, con quattro cose da fare: guarire gli infermi, risuscitare i morti, purificare i lebbrosi, scacciare i demoni, per portare l'annuncio del regno ai fratelli. Per mettersi al lavoro nella vigna del Signore non bisogna aspettare di avere tanti mezzi materiali o tanto tempo. Quello che Gesù chiede è di dire un sì generoso. Lui poi farà il resto. L'annuncio del Vangelo, come lo presenta Gesù, è gratuito. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone. Che bello sentire queste parole: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Questa espressione sconvolge la nostra concezione economica della vita. Perché? È perché in genere noi diciamo: io ti do qualcosa se tu mi dai il contraccambio. Tu cominci a darmi qualcosa e se poi io me la sento, sarò generoso con te. La testimonianza della vita consiste nella gratuità. Gli inviati di Dio non lavorano per il proprio onore, né per la propria grandezza, né per il proprio arricchimento. La gratuità manifesta l'interiore ed effettivo distacco da ogni cosa, anche dalla ricerca di gratificazione, che spesso inquinano anche le opere sante. L'unica ricompensa è quella che viene da Dio, quella che Dio dona quando e come vuole. Anzi, è l'unica ricompensa. L'unica ricompensa è Dio stesso. Se Dio non è tutto per noi, se non cerchiamo in Lui la gioia, saremo sempre tentati di aggrapparci alle cose o alle persone. In primo luogo, poi, a noi stessi. Dare con generosità significa anche non far pesare il proprio servizio, dare tutto senza ostentazione e senza pretendere alcun riconoscimento. Donare gratuitamente non è da sciocchi e ingenui sognatori, ma è da Dio. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.